uno schermino girabile. E non lo giro mai perché non sono abituato. Ciao ragazzi, è da un anno che non ci vediamo. No, via, non è vero, è solo dall'anno scorso. Forse vi sarete accorti che c'è una nuova luce. E mi sono detto, perché non iniziare l'anno nuovo e come primo video scegliere un ti do una stella. Nuove luci, nuova fotocamera, il cavalletto è sempre quello, però va bene. Ma visto quante novità che ha portato questo 2018? Credo di aver detto tutto, no? No, non hai detto tutto, sciocco di un umano. Ah sì, quella è un'Albertazza, ve la faccio conoscere. È la tazza più bella del mondo, e sono io. Guardate la finezza, cioè, Albertazza, grazie mille. No, grazie mille, no grazie mille. E solo per questa tazza farei una dissolvenza a cuore. Ce l'abbiamo la dissolvenza a cuore? Ah sì, sembra di sì. Dopo questa fantasiosa dissolvenza a cuore direi di iniziare la prima puntata di Ti do una stella del 2018. E su cosa sarà sta prima puntata del 2018? Su cosa? L'antro di Luca ha scritto: hanno fatto l'app sulla seconda serie dei Rollins, se sì puoi farci un video. Please, che il primo mi ha fatto morire, ok? Ah già, sigla. Non ho ancora trovato la cartella su OneDrive. Sigla, di nuovo sigla. Siamo pronti a partire con una nuova serie di Ti do una stella, sia EAEOA. E quindi l'applicazione di cui parleremo oggi sarà Rollins 2. Il primo commento lo scrive... Intanto scrivono dal gruppo Telegram, anzi se volete aggiungervi al gruppo Telegram trovate il link qui sotto nella descrizione, che non legge mai nessuno, però va bene lo stesso. Primo commento lo scrive Save. Bellissimo! Mike, acquistare i Rollins con i soldi del gioco? Devi spendere 40.000 monete e ci metti tantissimo a metterle da parte. Io in un giorno ne ho guadagnate 2.500 e puoi morire massimo 8 volte. X che poi devi aspettare che le vite si ricaricano e devi aspettare 30 min uti. E da 5 stelle su 5. Mentre Ross Pace scrive: Rollins 2.0, nome fuorviante, scaricata solo per tener conto dei Rollins trovati e non, come per la prima collezione, non permette di farlo, quindi è solo un inutile giochino come tanti altri. Ok. Una stella su 5. Mentre un innominato che ha scritto a dicembre scrive: da quello che ho letto, bello. Runner classico, ma bello. Vorrei solo sapere se si blocca o si paga, spero di no. Ma bello. Mentre Emanuele scrive: davvero molto meglio di quella della scorsa collezione. Mette solo 4 stelle. Chi? Vabbè. No, ma perché porsi queste domande? Mette solo 4 stelle perché non si possono aggiungere alla collezione virtuale i Rollins che si possiedono fisicamente. Inserite questa possibilità e sarà perfetta. 4 stelle su 5. Capito ragazzi? Emanuele vi vuole possedere fisicamente. Mentre King scrive: io ho 20 Rollins, ma gli scontrini li tiene l'amica di mia mamma, quindi ho un solo Rollins virtuale. Non si potrebbe scansionare i Rollins veri? No. Mentre un innominato bastoncino di zucchero natalizio scrive: chi dice che fa schifo solo un coglione. Con il cervello bacato, l'app è fantastica, peccato che poi la toglieranno, io spero e mi riferisco all'Esselunga. Esselunga, la polleria dell'Esselunga. Vi prego, se si può lasciatela per sempre, vi prego, se lo fate vi sono grato, grazie mille. Baci, baci, baci. Mentre Michele scrive: bellissima app, metto 2 stelle perché non riesco ad associare la carta fidati, mi dà nome non corretto. In più non riesco più a trovare le istruzioni di come si gioca. Non credo sia così difficile, insomma, giocarci. 2 stelle su 5. Mentre Francesco scrive: che palle di gioco, ho disinstallato dei giochi bellissimi per sto schifo. Ma quello che dà più fastidio è l'email
e la password. Francesco, ma che applicazione hai installato? Mentre Perin scrive: è la versione Rollins The Subway Surf. Surf. Oh. Mentre un innominato scrive: ma dovrebbero darti più Rollins. Ok. 4 stelle su 5. E adesso sapete che è arrivato il momento. Il momento che tutti stavano aspettando. Che stavano aspettando tutti con trepidazione. E ansia. E gioia nel... Il commento della puntata! Ma è arrivato il momento di leggere il commento della puntata. Forse non ve ne eravate accorti, eh? Il commento della puntata lo scrive un innominato, che scrive: da quello che ho letto, bello, punto. Runner classico, ma bello, punto. Vorrei solo sapere se si blocca o si paga. Spero di no. Cosa avrà mai voluto dire con si blocca o si paga? Ma questa applicazione è talmente pazzesca e fantasiosa che perché non provare a scaricarla e a giocarci? Why not? Cioè, vino caldo! Beh, non sarà così difficile da far partire, no? Vorrebbe inviarti notifiche, ma anche no. Direi che potrei accedere con Facebook. L'email, la password, è quello e quell'altro. Profilo pubblico, lista di amici e indirizzo email. Vabbè, inserisci il nickname. Viva l'albe. Accetto i termini che non ho letto. Son dentro, cioè già c'è la forza. Sono già dentro. Fai tap qui. Oh, due bustine. Spacchettamento epico. Ma che è il livello? Apri Digipack. Oh, spacchettamento epico, chissà che cosa beccherò. Bene, e poi un giocatore. Madonna, Luke Skywalker, cosa è successo a Luke Skywalker? I'm dying, help me. Ma io so già giocare, non c'è bisogno di queste cose. Che bello. Morto, bene. 40.000 per cosa? Nil B. Cosa? No, vabbè, che è sta roba? C'è una faccia intelligente. Che bello. Una spada laser. Beh, perché no? Perché non metterci la morte nera? Però non facciamo distinzioni di spade laser. Beh. Grazie ancora per aver seguito questa puntata del 2018, che è da un anno che non ci si vede.